programma, perché questo è un grande successo, quando va a femmina è una cosa bella. Scusa Mario, ma noi sappiamo, noi gli uomini li rispettiamo, li vogliamo bene, gli uomini. Bene che tu sei uomo. No, vabbè, per dire. No, per dire. A chi appartiene? Che razza? Sono l'uomo è come. La quale scimpanzé? Ecco qua, il gorilla Godzilla numero 3. Il figlio di King Kong. Senti, allora Giuseppino Di Barra sponsorizza il programma per domenica prossima. Si avvicinava anche Mimma del Parco San Paolo, con cenni, auguri, perché Mimma si chiama Mimma, però festeggia anche per Santa Maria, auguri a te. Poi c'era Carmela Ascione che manda un bacione alla signora Maria la Sarta, con tanti auguri da parte sua e da parte nostra, e tutte le amiche di Portici, anche per Teresa. Allora, abbiamo una telefonata in diretta, sì. Pronto? Allora niente diretta, pronto? Signora, ma volete il palloncino? No, no, forza, andiamo di fretta. Io mi amore per te, come bella fa amore per te. Quando voglio te voglio passare. Fiorella. Ma rimane sempre così, ma cosa di una tete che ti dita? È Vincenzo Esposito che fa queste cose. Ecco, un momento solo, signori, cortesemente, da un altro capo. Scusa. Perché sennò qua già sai. Scusi, lei si chiama Da Vinci, no? Sì. Non è il fratello di Leonardo. No. Vogliamo dire playback, che cosa vogliamo inventare per far cantare il pubblico? Ecco, una parola nostra. Ah, ci capite, invece fa karaoke, no? Invece di Karakiss. La calo un po' con via, è troppo forte, è così, sì. Invece di karaoke facciamo. Allora, facciamo, troviamo una frase bellissima. Noi la troviamo quando rimodiamo, però. Però si ha trovato voi e ci dici da noi è meglio. Karaoke invece Caragozzi ama Carapapara. Carapapara è il calliccio. È perché Karaoke non è Oke, non è una papa. Sì, Karaoke. Oke, che è? Oke non è una papa. No, quella viene da... Orizzai. Lo so. Ma perché... Un attimo, vediamo. Allora, vuoi cantare? Sì. Canta che ti passa. Un momento solo, pronto? Vorrei sentire come? Coppa di motorino, Mario Da Vinci. Sì, vuoi coppa di motorino, vai coppa di motorino. Coppa di mi sei potuto ingegnere le paviglie, ho fatto girare il capicino qua e quando ho la maglia del capicino qua quasi partiva già. Ah boh, facciamo 40.000 lire, se non parli no, più. No, non da pozzano, era 50.000 lire, 55.000 lire. 45? No, non da pozzano, siamo per 45.000 lire, dai, una marmitta vecchia. No, marmitta sana, che si chiusava sotto a qua la macchina non l'ha pigliata. È sotto una Porsche, oggi vediamo. È sotto una Porsche. No, non da pozzano.
io no, una persona. Beh, sarà mica un bel mestiere. Prima roba l'amore non si vende, se no è un amore mercenario. E finché sentiti d'accordi. Seconda roba, l'amore che si fa con uno che paga va mica bene. Invece lei è tutta un'altra roba quello che si fa gratis. Terza roba. Il proverbio dice, non per un pugno di riso ma per amore. Fine della morale. Ma sta sempre là so. Io non quando sento l'ombra esce pazzo. A casa di bene morto. A boia, Giacomo, datti una mossa che ci arriva a Milano. A pigli sta marmitta, l'è pure ammaccato. Guarda, questo non è uno scasso, è un camposanto. Quando la macchina finisce la sua corsa, viene a riposare qui. Le macchine non vengono trattate nella vita nella stessa maniera. C'è chi le tratta male e chi le tratta bene. Come arriva qua è il riposo eterno. Sentito? È un silenzio. Giacomo, tu dovevi fare il filosofo, hai sbagliato mestiere. Vabbè, se non mi si sorde a te. Ma scusa tuo cimitero. Mi raccomando, la prossima volta fammi trovare lo stesso originale da Rolls Royce, la regina Elisabetta. Dai, andiamo, Paolo. Sputti, spusa, è boccavi. Alla resurrezione. Allora? Gruppi multinazionali. Passaggio dal negativo al positivo. Se tu non fossi qui. Centocinquantacinque. Teniamo soltanto 155.000 lire. E ho fame! Stai tranquilla, dai, ti porto da Marcello. Ci mangiamo una fettuccina ai funghi. Tu per colpa di questa benedetta macchina che stai costruendo, facciamo la fame. Che macchina esce fuori? Mi mancano solo i due fari al magnesio, lo sterzo ed è a posto. Primo prototipo di macchina interamente costruito senza l'aiuto dell'industria. Le telefonate che... alla resurrezione. Allora? Io mi chiarisco meglio su questo punto. Io pieno e chiudono, anche perché ci sono molti centri commerciali grandi, anche certo, per quello che devi avere chiudono, anche il diritto di poter lavorare, no? Ed è pure vero che magari ci può essere pure un negozio di scarpe da ginnastica al centro storico, perché non è detto che un residente al centro storico debba andare a comprare scarpe da ginnastica al Centocelle, questo pure mi sembra una cosa allucinante. Il problema è quando si inseriscono nelle attività... Il nuovo disco di Nirvana è stupendo, favoloso, è un disco incredibile. Ciao, sono Giacomo da Milano, l'ultimo album di Nirvana è grande, è bellissimo, altro che Nevermind, questa è una scatenata. Finalmente Nirvana sono tornati grezzi come quelli di Peggio. L'album di Nirvana è assolutamente... L'altra volta mi hai fatto fesso. Qui si paga, ricordati, Paolo! Che qui si paga.
Marcello Pasquale non ha mai chiamato la polizia, si vendica da solo. Marcello, non t'agire. Tieni, questo è per il conto. Giulia, sloggiamo che non ne ha aria, va. Tiri morti. Marcello, ci vediamo. Ci vediamo, non vi fate vedere più qui dentro. Non vi fate vedere più. Deve, i neofiti, i nuovi. Beh, no, appuntamento hanno perde perché oltretutto c'è un gruppo di caratura notevole, ecco, insomma. Chi sono? C'è Jerry Allen. Fratello. Stavolta Marcello si è proprio incazzato, eh? È uscito pure la figlia, la moglie, tutta la sacra famiglia. Certo, è la terza volta che mangiamo senza pagare. Ma se piazziamo il brevetto, giù. L'ingegner Tantillo ha parlato chiaro. L'ufficio acquisti deve solo pagare. Pagare. Auto a rifiuti urbani. E che rivoluzione. Marce, quando torno da Milano ti do un sacco di soldi. Ti faccio rinnovare il ristorante. Ma quando t'ha preso per il braccio non ci ho visto più. A te nessuno ti deve toccare, giù. Giù le quelle tagliatelle ai funghi. Buone, eh? Fammi sciacqua la faccia, va. Magari fanno un altro concerto. Giulia, non scendi. Giulia! 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 Ma che fai, Giulia? Giulia, sali, ti prego. Sono le 3:30, Giulia, che dobbiamo fare? Sali, dove credi di andare? È finita, non ce la faccio più, sono stanca di questa vita viaggiante. E che se libertà, tutti questi anni passati a cambiare auto. Dio, adesso ho capito, Paolo, le nostre ali ce le hanno legate, sono legate. Siamo liberi soltanto a farci dare un calcio in culo. Perché questo lo dobbiamo sapere, lo dobbiamo mettere in conto. E sai perché? Teniamo 30 anni e ci abbiamo 100.000 lire in tasca. Tanto il mondo non cambia e noi non siamo diversi. Ma poi che bisogna fare per essere diversi? Bisogna soltanto piantare cicorie in Giamaica. E neanche! No! Per cambiare devi fare come tutti, uno dei 100.000. Se no che hai? Niente. Un brevetto utopistico che l'ingegner Tantillo ti devi firmare da 2 anni. E non ti dimenticare che questa macchina te l'hanno pure prestata. Paolo, io voglio guardare il cielo da una finestra, non dal finestrino di un'auto. Vedrai che cambierà. Tu stai fuori cacap, tu non vuoi cambiare e non puoi cambiare. Paolo, io non ti seguo più. Te ne vuoi andare? Va, vattene. Aspetta, ma dove vai? Non lo so. Ma dove vai? Non vedi che sta pure piovendo? Giulia, questa è la nostra vita. Noi l'abbiamo vissuta così. No, questa sarà solo la tua vita. Giulia non abita più qui. Non ci sto più a questo gioco. Gioco? Questo non è un gioco. Io non sto giocando. Non sei riuscita a capirlo.
Io vado fino in fondo a questa strada, perché se riuscirò ci sarà la munnezza al posto del petrolio, e ti pare niente? Poco facimmo tutto quanto, a guerra per la munnezza. Giulia, 2 giorni fa ho sognato un angelo che mi faceva segno di seguirlo. Io non ho paura di volare. Paolo, tu sogni gli angeli e un mondo senza petrolio, e intanto non paghi il conto al ristorante. No, io voglio scendere, ho le vertigini, voglio mettere i piedi a terra. Hai paura di sognare? Anch'io ho paura di sognare. Ma come fai a muoverti in un mondo pieno di nebbia? Come fai a dire qual è la strada giusta? Giulia, è proprio adesso che siamo arrivati. Per incominciare un altro viaggio. Sì, Giulia, perché la vita è un trip. Io sono una pop. Però pure tu sei un pop. Giulia, guarda. Quando vedi il prezzo che paghi. Io non voglio crescere. Non voglio mettere via soldi. Io non voglio avere prestiti. Io non voglio vivere in una grande e vecchia tomba. Innamorarmi. Sposarmi. E poi scoppiare. Come ha fatto l'inferno ad arrivare qui così presto? Ti ricordi, Giulia? Sono le parole di Tom Waits. Mi ricordo. Fra quelle pareti dipinte in verde cupo, fissata al polso con un guanto una specie di paletta in fibra vegetale. La gara parte subito bruciante, la palla rimbalza sul muro di fondo con la forza di una cannonata. Sull'ultimo tiro, eliminato il mezzo, numero 3, che è ora alla battuta, entra in campo Ruiz. Come sapete, la palla può toccare il muro di fondo, la parete laterale, ma non può toccare terra più di una volta. Paolo, guarda, c'è qualcuno. Грузия заявляла, что вывод ее войск из Абхазии затягивается из-за мятежа. Условия соглашения о перемирии в Абхазии заключены... Guarda come corre, ci sarà un circo qua vicino. Dai, andiamo a bere un caffè. C'è tutta la notte che vanno avanti così. Quei due vecchietti hanno ballato tutta la notte e sono ancora lì che ci danno. Cosa fate, soli soletti? Beviamo alla salute dell'Enrico da Lina. Forza! 2 bicchierosse ai ragazzuoli. Ma no, che verasso!
ancora da bere. Alla nostra vita futura il brevetto. Bene, così ti voglio. Ancora? No, basta, poi ti ubriachi e piangi. Mi sento già ubriaca perché sto piangendo. Ciao, buon viaggio, arrivederci, eh. Divertitevi. Andate pianino, mi raccomando. Mi sento come un treno in corsa, tutto scorre veloce, non ti accorgi di nulla. Dai, saltami, sono come tu. Non verremo alla meta ad uno ad uno, ma a due a due se ci conosceremo. Tutti noi ci ameremo e i figli un giorno rideranno. Guarda, Paolo, non sono partiti prima di noi. Ma che dici, bisogna invecchiare come loro? Ehi, figurati, mia nonna alla fine della sua vita credeva di essere di Aporic. Vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Certamente, vivere, vivere sempre, vivere ad ascoltare le belle canzoni, la bella musica. Giulia, con i soldi del brevetto ti compro un armadio pieno di scarpe. Già immagino la pubblicità. Rifiuti per correre. Giulia, ma non mi stai a sentire? Che strano sogno che ho fatto. Dai, andiamo a bere un caffè, che me lo racconti. Grave incidente sulla via Emilia all'altezza di Parola in direzione Milano. Sono stati rinvenuti i corpi di due giovani sui 30 anni. I wanna know, am I the sky?